È anche per questo motivo, dunque, che il concetto di materia risulta contraddittorio, assurdo, perché la materia, se esistesse come sostanza esterna e assoluta rispetto alla mente, alla percezione, alla coscienza, sarebbe una sostanza priva di qualità sensibili e dunque sarebbe inestesa a spaziale e atemporale. Ebbene, dopo centinaia e centinaia di video, credo di poter sostenere che la risposta sia l'immaterialismo. Pronto? Ma qual era la domanda? Può il mondo non essere fatto di materia? Bentornati, carissimi, qui nello studio del dottor Sadrei. Prima della lunga pausa pasquale, avevamo introdotto con il video su Locke l'empirismo, il movimento filosofico inglese che riportava la conoscenza umana solo a ciò che poteva essere percepito attraverso i sensi. Proprio in seno a questo movimento si mosse un vescovo e filosofo irlandese che, pur essendo empirista, propose un modo completamente diverso, per non dire opposto, di intendere la conoscenza umana, ovvero George Berkeley. Curiosamente, oggi Berkeley è molto più noto per l'università americana che porta il suo nome che per i suoi stessi scritti. Come abbiamo detto, Berkeley era tanto un filosofo quanto un vescovo, e lo scopo originale della sua filosofia fu proprio quello di tentare di spazzare via quell'ondata di scetticismo, ateismo e irreligiosità che a suo dire aveva contaminato la filosofia europea a partire dall'umanesimo. E come si può eliminare lo scetticismo dalla filosofia? Secondo Berkeley, tutta questa ventata di scetticismo che aveva colpito l'Europa sarebbe derivata da un gravissimo errore nell'interpretazione delle percezioni. A suo dire, infatti, il mondo, le cose circostanti, in realtà non esisterebbero. O quantomeno non esisterebbero in forma materiale, esisterebbero infatti solo come idea nella mente di chi le sta percependo. Già qui la cosa ci suona un po' strana, perché sembra un po' incoerente che chi dice di voler eliminare lo scetticismo poi dubiti dell'esistenza del mondo. In realtà l'immaterialismo antiscettico di Berkeley è estremamente rigoroso. Analizzando il rapporto tra l'io pensante e il mondo che lo circonda, per come era stato proposto da Locke e da Cartesio, Berkeley si rende conto di quanto fosse problematico far coincidere la cosa in sé con quello che in effetti i sensi percepiscono e traducono in idea. Se già Cartesio si domandava se potesse esserci identità tra la cosa che viene percepita e l'idea che tale percezione produce in noi, Berkeley porta molto oltre questo tipo di domanda, considerando che in effetti non esiste alcun motivo per cui dobbiamo sostenere che esista della materia attraverso la quale noi produciamo l'unica cosa che in effetti conosciamo, ovvero l'idea della cosa percepita. Il punto focale della filosofia di Berkeley è proprio questo. Il problema non è l'identità tra il mondo circostante, quindi la res extensa cartesiana, e ciò che lo percepisce, quindi la res cogitans cartesiana. Il problema è proprio il mondo circostante. La res extensa, infatti, secondo Berkeley, non ha motivo di essere supposta. Berkeley sostiene infatti che non ci sia alcuna motivazione, se non un'arbitraria astrazione mentale, per cui al di là delle idee e delle cose che percepiamo, si debba anche supporre l'esistenza di una materia che causi tali idee. In effetti, seguendo la filosofia empirista, noi delle cose non conosciamo nient'altro che le idee di tali cose. Dunque, perché dobbiamo supporre che tali idee non siano altro che fantasmi di un qualcosa d'altro? Per spiegare meglio questo punto, facciamo un esempio con i nostri potentissimi Benvenuti, carissimi, qui nel salotto del dottor Sadrei e sul divano che fu ai tempi sistemato con metodo cartesiano. L'immaterialismo di Berkeley è la tipica teoria che tende ad allontanare la gente dalla filosofia, perché sembra che si voglia veramente questionare qualsiasi cosa. In questo caso si va a questionare la materia, che è uno dei pochissimi punti che tendenzialmente viene dato per fermo, come sicuramente esistente. Berkeley invece addirittura considera che la materia non esista. Per capire questo punto è però fondamentale comprendere che cosa si intenda nel rapporto tra l'io e la cosa. In questa equazione ci sono tre elementi. C'è l'io, ovvero voi, che percepisce un oggetto, c'è un oggetto che viene percepito, vi chiedo di prendere in mano un oggetto per vedere questo oggetto che state percependo, e c'è l'idea dell'oggetto percepito, che è l'unica cosa che dell'oggetto l'io vedrà. Che cosa si intende con questo? Si intende che quando noi guardiamo un oggetto, secondo la teoria empirista, si forma all'interno della nostra mente l'immagine di quella cosa. Ad esempio, in questo momento l'immagine mentale che io ho della telecamera che mi sta riprendendo si crea attraverso gli occhi, io la vedo qui.
davanti al mio occhio, però fondamentalmente sappiamo tutti non essere altro che una riproduzione mentale di quello che percepisce il mio occhio. Quello che considera Berkeley è che non esista la materia al di là delle idee di ciò che noi percepiamo. Noi diamo per scontato che se io guardo la telecamera, lì ci sia la telecamera e che l'immagine della telecamera sia percepita dai miei occhi e ricostruita dal mio io, dalla mia mente. Secondo Berkeley non è così. La telecamera, al di là della percezione che io ho della telecamera, non esiste, perché non si può dire che la telecamera, in quanto materia estranea alla percezione che io ho di essa, esista in quanto tale. O meglio, si può dire, ma si sta astraendo senza avere la certezza che questo punto sia effettivamente vero. Ma se la materia non esiste al di là della percezione che io ho della materia stessa, perché io ho queste percezioni? Cosa causa queste percezioni? Quando noi utilizziamo il VR, stiamo vivendo una sorta di Matrix, una sorta di prodotto costruito per ingannare la mente e farci credere che non siamo nel posto in cui siamo. Ci fa pensare di essere da un'altra parte, di vedere cose, di parlare, di intercedere con personaggi che nei fatti in realtà non sono di fronte a noi, non esistono nella realtà. La loro realtà è una costruzione fatta apposta per ingannare la mente. Tale costruzione è gestita, in questo caso, dallo strumento che crea il videogioco, nel nostro caso è proprio la PlayStation. Il fatto che la PlayStation costruisca questo insieme, questo mondo fittizio, che però nei fatti non c'è, non esiste una realtà materiale di questo mondo. Io lo percepisco, mi sembra reale, ma il mondo non esiste. È un insieme ordinato di illusioni che vengono poi percepite dalla mia mente in quanto veritiere. Se la PlayStation costruisce il mondo per me nel momento in cui gioco e mi inganna, facendomi pensare che le cose esistano anche materialmente, quando invece non sono altro che le percezioni che di quelle cose posso avere, secondo Berkeley questo principio, che per noi vale per il VR, vale anche nella realtà, con la differenza che non si tratta di un inganno, perché l'inganno è solamente nella nostra mente, siamo noi che consideriamo che esista una materia che causa le percezioni che poi costruiscono le idee. Berkeley sostiene che l'unica cosa che possiamo conoscere del mondo sono le percezioni che del mondo noi abbiamo e che tale insieme di percezioni sia ordinato, come sono ordinate le illusioni dal VR e dalla PlayStation, invece nella realtà viene ordinato da Dio come un grande insieme di percezioni e di idee che vengono causate nella mente in modo ordinato e perfetto, in quanto è Dio ad essere ordinato e perfetto. L'unico tipo di sostanza esistente sarà dunque, secondo il filosofo, la res cogitans, la mente pensante, continuamente colpita dalle idee delle cose ordinate perfettamente dalla mente divina. Il mondo di Berkeley è quindi un mondo in cui le cose non esistono se non come percezioni. Essere significa essere percepiti. Con le parole del filosofo, esse est percipi. L'esistenza della materia ci appare scontata e metterla in dubbio a favore di un ordinamento di idee costruito da un ente perfetto, quale è Dio, può apparire come un'inutile complicazione. In realtà, la posizione di Berkeley non complica la situazione, ma clamorosamente la semplifica. Seguendo infatti il famoso rasoio di Occam, il filosofo inglese elimina uno dei tre termini dell'equazione della conoscenza, la materia appunto, spostando il valore di realtà dalla cosa in sé alla cosa in quanto percezione. E se non ci piace la sua posizione perché troppo antintuitiva, purtroppo per noi non c'è nulla che ci si possa fare. Che ci piaccia o meno, infatti, l'immaterialismo non potrà mai essere smentito definitivamente, visto che non potremo mai sapere se la mela che sgranocchiamo, l'albero che ammiriamo o la plastica che produciamo esistano come materia o che siano solo ciò che di essi percepiamo.